Come guardi a farmi? È molto bene. Te l'hai fatta la vacanza? Sono circa 10 giorni che aspetto questo momento. Cioè, mi avvisavo un poco prima. Sì, so. Allora, è inutile che mo mi parli così come se mi parli. Tu ti volevi farti della vacanza? Tu te ne hai fatte 3. E dormi, mangi, mangi e dormi e mangi qua, senza ripagare. Ragazzi, allora, no, un attimo. No, aspetta un secondo, Alessia Marcù, perché mi hai fatto molto arrabbiare che io non prendo niente. Proprio la testa. Proviamo che aspetta. Proviamo a confrontarci possibilmente con serenità, sì, ok? Sì. Con la tranquillezza. Infatti allora, voglio fare una premessa. Quella si è fatta, questa settimana uno che giocava con me in una squadra di merda che nessuno ci sapeva. Chi ci manca? Giuffrida. E allora, senza dire le frottole e le bugie, ti presento le cugine mie. Le regole del falò di confronto dicono che intanto parliate uno per volta. Ecco qua, prima io e poi dopo parlo io. Anche in maniera civile. Senza chi dà murti e cose simili. Inizia sossio. Eva Muck. E poi tu avrai diritto di replica, Ursula, ok? Vai sossio. Allora, Alessia Marcù, allora, tu hai mancato di rispetto a mia madre, a tartaruga, o signore Bush, George Bush. Bush. No, ci sono i video, Simona, per favore. Se morisci che no, perché mi fa una bruttissima figura. Ti pareva che non si facevi cazzo su. Stai bene? Oh, ho preso tanti freni, mi sono messo a letto. Mi dispiace. Allora, gli ho dato solamente 2 baci, vabbè, bocca destra e bocca sinistra. Ah, non ti dico che hai fatto. 2 baci. Guarda cosa ho visto del primo giorno, guarda. Dai, allora, che male c'è? Un bacio in mezzizia è una cosa che si fa tra cugini. Quella io convinto che era mia cugina. Non è mia cugina, ma se fasterebbe mia so. Se sarebbe mia cugina, sarebbe mia cugina. Dammi qua. Marcuzzi. È 21 giorni che andate avanti a recriminazioni. Perché tu hai detto, perché tu hai fatto, perché quella. Capisco la rabbia e vomitarsi addosso delle parole. Però se mi vomita addosso, sporco lo jeans. Ursula, tu ci hai creduto tanto in questa storia. Certo. E quindi? Ma perché chioni? Simone, è normale che ci ho creduto. Faccia di pannuto. Perché è normale che ci ha creduto? Su bella, sono un fotomodello, sono in vitro a mortadella. Tu sei una donna ferita più che una donna rabbiosa. Molto. Sei proprio ghiagnazzata, tu ghiagni e fu. Cos'è che ti ha ferito più di tutto? Il coltello. Pensavo che fosse il sosso che io mi stavo vivendo da. Ma sosso io, ma già da git. T'ho detto prima però, Barbara D'Urso, dai, diglielo, per favore. Vedevo sosso come si comportava con me, si comportava benissimo, mi rispettava, era presente, non posso dire niente. Mi ha fatto un'assenza, ma non giustifica. E adesso cos'è che ti fa piangere? A cipolla. La cattiveria che ha avuto con me. Beh, cattivo, uno schiaffo, uno capice, uno cazzotto. Sosso, prova a metterti anche dalla parte di Ursula, capisci? Che ha visto delle cose che magari giustamente non lo sa fare, no? Ma si è sentita tradita. Non c'è! Barbara, pure tu però. Una donna ferita. Suavesita, ma non è vera. Sosio, invece infiammarti subito, ascolta. Che stanata vado con sti cuffie, capo sono rotta. Sono dimmanata canzone Gino Paolo. Non posso dire neanche che un uomo, perché gli animali si comportano così. Allora, ega se tu che cominci. Allora, vuol dire che sono un barba papà, un giocato, un animale, ma non animale. Tossio, ti puoi allontanare un attimo che voglio parlare con Ursula? A che hai fatto? Usciamo tu io, che mi sossio, poi mi siedo un'altra volta, resta qua. Tu quanto hai investito in questo rapporto? Tanto, Simona. Lo richiamo? Proviamo a parlare con calma con lui, ok? Sì. Sosio? Presente, non me ne sono mai aiuto. Allora, mi piacerebbe. Ho fatto una bella chiacchierata con Ursula. Via da te, a me me ne arido quando sento un uomo. Mi piacerebbe molto, prima della domanda di rito. Questo? Che voi vi parlaste per una volta. Non c'è problema. Sinastrone. Che aspettavo? Questo? Quando? Dove sono i tuoi occhi? Sono stata malissimo. Dove sono? Le tue mani e il tuo naso. Ursula. A Salcita quando? Esci da sola o in compagnia di sosio? Ovviamente. Da sola. Ma pesi? Sosio? Anche io, perché anche io.
non ti potrebbe dire altre cose. Va bene. Ma una cosa voglio dire. Alessia, ti devo dirti tutta la verità. Io in realtà questo non la capisco, proprio perché non mi fa uscire da me il meglio. Io sono un cucciolo, proprio un po' collare, cose. Sono un cucciolino, voglio fare l'amore, non la guerra. Perché a me la guerra non c'ho i fucili. Cucciolo c'ho il guinzaglio, guerra non c'ho i fucili. Allora, io non pensavo, ma pure abbastanza male. Questo. Questo. Già il nome mio, ma tutti ti vuole più dare sottofondo a me, emozione, mi muore tutto. Allora sì, mi vuole bombare pure a quel lato, ma come va? Pensa a Filippo e a Filippo. Però lei ti sta aspettando al villaggio. Ma chi, quell'altra? Sara. Sara, quella. Capisci a mia? Che se pure mi piace, nessun riscontro! Ma volete fare un disco? Poi la vita è di capitoli. E di capitoli, come ce l'ha lei? Parlane con lei, siccome adesso torno in villaggio e ne parli con lei. L'importante è non avere rimpianti né rimorsi, non so se rendo l'idea. E allora secondo lei ci devo andarci? Sì. Vado subito, ora.